Eccoci qua amici, eccoci qua di nuovo insieme con un nuovo video. Allora, ho pensato di fare questo video per fare la schedina del weekend. Ho preso 10 squadre, so che sono tante, però voi scegliete quello che volete. 10 squadre, un mix di squadre con la percentuale che del pronostico che magari possono uscire. Non è 100% perché niente è al 100% sicuro, però prendete spunto, fate le vostre schedine, giocate quello che volete e speriamo che si può andare in cassa o poco, se tanto meglio. Prima di iniziare, iscrivetevi nel mio canale YouTube e mettete pollice in su, tanti like, che mi piacciono dei tanti like, ragazzi. Detto questo, iniziamo. Allora, adesso vi dico tutto, così non facciamo i video neanche troppo lungo, facciamo veloce veloce. Stamattina è un po' freschino, freschino. Allora, io ho scelto la prima partita, ho scelto Inter-Verona, senza magari dare troppe spiegazioni, tutto, perché già ho già fatto l'altro video che trovate nel canale, tutto in descrizione, se volete anche acquistare, giochi, c'è tutto il link in descrizione, scontati, andate a vedere. E beh, questa è una cosa a parte. E allora, Inter-Verona, sembra una partita ci può stare anche l'over, o comunque la vittoria fissa dell'Inter, però non mi fido. Io vado a giocarmi l'under 4,5, che come quota è 1,23. Non è altissima, però ci può stare. Non credo che ci saranno 5 gol in questa partita, però ci copriamo con under 4,5 Inter Verona. Poi andiamo, ho scelto Cagliari Juventus. Io qua ho scelto 1-3 Juve. È lo stesso pronostico che ho detto anche sull'altro video che ho fatto della Serie A, e secondo me un golletto la Juve lo può fare a Cagliari. Allora 1-3 Juve, perché comunque Juve deve cominciare anche a fare un'altra vittoria dopo che ha perso con l'Inter. Poi ho scelto Napoli Fiorentina, questa è la partita da gol, tanto gol e anche over, però io ho scelto 1-3 Napoli perché la percentuale, media gol, secondo me il Napoli in casa ne fa anche, dopo la bella vittoria che ha fatto con l'Atalanta. 1-3 Napoli, un golletto glielo fa la Fiorentina, secondo me, anche se la Fiorentina ha più motivazione per andare in Europa, però 1-3 glielo può fare. Poi ho scelto Sassuolo-Atalanta, anche qua, c'è una partita da gol o da over, però io ho scelto multigol 2-5, che come quota è 1-28, non è male. Ah ragazzi, scusate, vi dico un attimo le quote, anche se poi dipende dove andate a giocarlo, cambia le quote. Comunque il Napoli-Fiorentina 1-3 e 1-30, poi la Juve multigol 1-3 e 1,30 la quota. Poi, ci siamo fermati Sassuolo-Atalanta, è uscito multigol 2,5, insomma, due golletti, anche se l'Atalanta gioca in coppa magari sarà un po' stanca, manca dei giocatori, però due golletti ci possono vedere, non credo 6 gol, cioè non credo, però multigol 2,5. Poi andiamo, ho scelto Roma-Salernitana. Secondo me qua la Roma, cioè, l'unico risultato che puoi dare è uno fisso, non, cioè, anche se la Roma deve giocare in coppa, però la squadra c'è, deve comunque fare punti, andare su in classifica, e la Serenità ormai è quella, la squadra che prende anche tantissimi gol. Volevo scegliere anche un over perché comunque prende gol, la difesa della Serenità prende tantissimi gol, però io ho scelto uno, dai, adesso uno, giocano in casa, è uno fisso, come quota 1,28. Speriamo che non ci fa lo scherzo, speriamo. Poi ho scelto Torino-Milan perché il Milan deve segnare, fare punti, ha fatto 0-0 col Bologna, ora ho scelto multigol 1-3 Milan, quota 1,32, non è male. Poi andiamo in Francia con Lorient e con Saint-Étienne. Si devono salvare, hanno pochissimi punti, ma allora devono cominciare a vincere. Io qua ho scelto un over 1,5,
che è pagato 1,28 mi sembra. Poi andiamo sempre in Francia con il Reims, che comunque sta giocando bene, segna tantissimo, però qui come percentuale, questa volta a vedere in generale, fanno tantissimi corner. Allora io ho scelto over 8,5 calci d'angoli, che è pagato 1,50. Poi sempre in Francia con il Marsiglia, che va a affrontare il Montpellier. Anche qua ho visto la percentuale dei calci d'angoli, e allora io ho scelto over 8,5, che come quota è 1,45. E poi l'ultima partita ho scelto l'Empoli con lo Spezia. Anche qua ho scelto multigol 2,5 come quota 1,31. Perché si potrà stare anche un over, perché tanto devono fare due gol, l'over 1,5 due gol, però multigol 2,5 mi sembra che paga un po' di più, pochissimo, un po' di più, potrei scegliere anche l'over 1,5. Secondo me qui due golletti possono uscire, perché percentuali in casa l'Empoli segna, un golletto quello fa, lo Spezia sta giocando bene, non segna tantissimo, ma anche lo Spezia un golletto glielo può fare all'Empoli. Secondo me multigol 2,5, non credo che escono 6 gol, non credo. Se non vi piace qualche squadra potete togliere, giocate come volete ragazzi. Detto questo, sono 10 squadre, sono tante, però ho fatto un mix, le percentuali sono buone, speriamo che escono, ci vuole anche un po' di fortuna, purtroppo è così quando si gioca. E ragazzi, io vi ringrazio, guardate il suo video, mettete tanti mi piace ancora su, noi ci vediamo la prossima, non mancate, vi mando un abbraccio, vi auguro un bel weekend e una buona domenica e buone partite, ci vediamo alla prossima.